Adolescenti in crisi, cosa fare? Nel mondo un adolescente su 7 soffre di problemi legati alla salute mentale. Oggi ne parliamo con un esperto che è il professor Giuseppe Lavenia, psicologo, psicoterapeuta e presidente dell'Associazione Nazionale di Te. Allora, professore, i ragazzi oggi sono sempre più connessi ma sembrano tristi, spesso non staccano mai gli occhi dal cellulare per ore e rimangono connessi anche la notte. Come mai c'è questo disagio? Sembrano amplificarsi anche molte forme di dipendenza alimentare, atti di autolesionismo. Beh, lei l'ha accennato prima, la salute mentale in questo momento dei ragazzi è sicuramente in difficoltà, sono in difficoltà. I dati ci raccontano di un aumento di tutti i disturbi, come ha accennato prima, dai disturbi alimentari, dalle situazioni di autolesionismo, i disturbi depressivi, i disturbi dell'umore in particolare. Gli attacchi d'ansia. Attacchi di panico, ma abbiamo secondo me un dato che è molto molto interessante, che abbiamo raccolto su quasi 20.000 ragazzi da 9 a 21 anni. Il 50% non riesce più a immaginare e desiderare un futuro. E il 71% quando lo immagina con ansia. E secondo me è proprio da qui che dobbiamo partire noi adulti, no? Il fatto che se manca il futuro, manca, come dire, il motore, il desiderio, vuol dire che stiamo togliendo il desiderio di questi ragazzi di andare avanti. Eppure nella storia abbiamo avuto vari momenti di crisi in cui i giovani si potevano trovare di fronte a un'incertezza del futuro. Come mai in questo momento questa situazione sembra amplificata? Forse proponiamo ai ragazzi dei modelli irraggiungibili, c'è un'ansia da prestazione? Qual è il problema? Abbiamo un po' sottovalutato il Covid, perché isolare dei ragazzi, no? Molti ragazzi hanno bloccato la loro vita da adolescente, la loro vita da bambini. Per 2 anni. E abbiamo sottovalutato probabilmente questo aspetto, perché il Covid poi passa, è passato, sta passando, ma il trauma, quello psicologico emotivo, ahimè, resta, anche se fino ad oggi non ci siamo mai fermati a vedere probabilmente realmente come stavano. Forse dovevamo fare di più come adulti rispetto a questo. I ragazzi sono in difficoltà, si lamentano poco e cercano le risposte molto spesso online. Se ci pensa, una delle parole più ricercate, per esempio, su Google sono proprio i temi sessuali, quindi l'educazione sessuale. Ma perché un ragazzo va a cercare lì? Va a cercare lì perché probabilmente con i genitori di quei temi non si riesce a parlare, oppure la scuola, l'educazione alla sessualità è sempre meno presente, questo è un grossissimo problema. Quindi ci sono dei temi come il tema della morte, che è un altro tema adolescenziale, che i ragazzi hanno bisogno di parlarne, di capire qualcosa di più. Esatto, e probabilmente ci spaventano questi temi e quindi preferiamo non affrontarli. E ahimè, oggi le risposte le trovano online o confrontandosi nei vari gruppi che esistono online. Fra l'altro, parlando di sesso, è molto fra i ragazzi diffusa la pornografia online, e poi c'è adesso questa novità della sex roulette, che è piuttosto preoccupante. È molto molto pericolosa, una challenge che sta girando in Italia tanto, e ahimè non so quanti la conoscono, magari vi racconto un po' come funziona, perché può essere importante. I ragazzi si sfidano ad avere rapporti sessuali con l'obiettivo di non restare incinta, quindi non avere poi un bambino. Quindi la roulette è proprio questa: si sfida la sorte e perde chi invece resta incinta e quindi poi dovrà abortire. Consideriamo, parliamo di ragazzini, certo, ragazzine molto molto piccole, e oltre al tema della gravidanza inaspettata c'è il tema delle malattie sessualmente trasmesse, che si sottovaluta. Eppure quando ne parliamo, facciamo divulgazione rispetto a questi temi, molti genitori non hanno consapevolezza che esistono questo tipo di challenge, ma questa è solo una, ce ne sono tante anche molto forti, legate al cyberbullismo. Per esempio c'è un fenomeno che si chiama ciuchinismo, un fenomeno particolarmente grave, ed è
una forma di cyberbullismo molto molto forte. E di che cosa si tratta esattamente? Consiste in nel creare un piccolo gruppo Telegram, molto spesso lo crea un ragazzino fra i 13 e i 14 anni, quindi insomma abbastanza piccolo, e inserisce in questo gruppo su Telegram una quindicina, ventina di coetanei, di solito un po' più piccoli di lui, dai 10 ai 12 anni, e li seleziona, questi ragazzi, in base a delle skill, a delle caratteristiche particolari, che siano aggressivi, omofobi, violenti. E si fanno delle gang online. E soprattutto che odino le donne, questo è il tema. Poi cosa fa? Questo ciuchino, questo moderatore, attiva un sondaggio, chiede nome e cognome, numero di telefono e una fotografia, e la sfortunata ragazza che vincerà questo sondaggio verrà presa di mira. Il problema è che non verrà presa solo di mira online, perché verrà presa in giro anche a scuola, perché magari chi fa parte, certo, è il bullo o il compagno della scuola, verrà preso in giro per la città oppure dovunque andrà. Quindi capite quanto questo può essere grave. Ci sono grave. Molti pericoli. Cosa consigliare ai genitori che si trovano con degli adolescenti che parlano poco, che non capiscono, c'è poca comunicazione? Cosa possono fare? Ci sono dei segnali di allarme per capire se qualcosa non va? La prima cosa è l'ascolto, provare a fermarsi e vedere se i nostri figli hanno voglia di raccontarsi. È chiaro che parlo per esempio del tema dell'online, se noi non ci informiamo mai di nulla, solo perché li vediamo chiusi in una stanza in casa e pensiamo che siano al riparo, allora per esempio facciamo un grosso sbaglio. I ragazzi hanno voglia di raccontarci quello che fanno, dobbiamo però mostrarci pronti. Trovare una strada anche per comunicare con loro. Esatto, ci vuole pazienza. Ci vuole pazienza, dall'altro lato abbiamo ragazzi sempre più impazienti che non sanno attendere, anche perché noi li abbiamo abituati a dargli sempre velocemente e tutto, e molto spesso anche troppo presto. Forse dobbiamo intanto chiedere anche come va la loro giornata online invece che solo offline. Questo è una cosa per me molto importante, perché li avvicina a noi. No, io non posso pensare che mio figlio 10 ore della sua giornata la passa online e non chiedergli di quel mondo lì. No? Sarebbe come se un genitore sa che il figlio esce fuori per 10 ore fuori casa e non chiede nulla. Invece con l'idea che sono dentro casa noi non chiediamo nulla, e questo è un grosso limite che bisogna sicuramente risolvere facendo domande. E poi pensare che ci sono dei passaggi naturali legati alla crescita, no? Quindi il tema l'umore che può essere altalenante, la sessualità, appunto i temi legati alla morte, al pensiero della morte. Quindi questi sono tutti temi che andrebbero approfonditi e affrontati con i ragazzi senza pregiudizio, senza aver paura delle risposte, perché non è che se non ce le raccontano allora non esistono, magari se le tengono solo dentro, quindi è meglio che abbiano qualcuno vicino che li possa ascoltare. Ci sono però delle dipendenze come i disturbi alimentari oppure l'autolesionismo, delle situazioni in cui il ragazzo rischia. Cosa deve osservare un genitore? Ci sono poi segnali di allarme per arrivare in tempo ad aiutare, a dare un sostegno? Sono molto ampi, no? sono diversi, però in generale bisogna sempre prestare attenzione ai cambi repentini d'umore, ai cambi molto veloci di alcuni atteggiamenti, se cambiano per esempio il ciclo sonno-veglia o se improvvisamente iniziano a dormire di più oppure iniziano a preferire rimanere più in casa invece che uscire. Consideri che l'isolamento sociale volontario in questo momento, il fenomeno per esempio degli hikikomori è tanto diffuso, si stimano circa 150.000 ragazzi italiani isolati sociali volontari, e quindi anche questo è un tema che spesso si sottovaluta. Però stiamo raccontando ai ragazzi che fuori è brutto, è pericoloso, c'è il Covid, la guerra, le malattie. Ed è chiaro che i ragazzi ci ascoltano così, avranno sempre più paura di uscire fuori e vorranno rimanere sempre più dentro casa, perché li immaginiamo protetti, e come abbiamo visto in realtà stando in casa non sono poi per niente protetti. Invece il messaggio che la vita è bella, dobbiamo cercare di farglielo capire in qualche modo. Beh, la vita non solo è bella ma è anche meravigliosa, cioè bisogna però fargli
uscire da quest'idea che fuori è solo tristezza. E la felicità, secondo me, è virale, è una di quelle cose virali, quindi se probabilmente ci vedono felici, anche più ottimisti, magari più propositivi, probabilmente li possiamo contagiare. Penso che la felicità è ancora uno dei virus più importanti che abbiamo. Benissimo, grazie per questi consigli. Ringraziamo il professor Lavenia, arrivederci.